E benvenuti in un nuovo video! Eccoci qua! Perché quando era? Boh, ormai 10 giorni fa, 15 giorni fa, non lo so, ho fatto un mega ordine da Shein. E in questo ordine avete già visto due video, ovvero il primo unboxing, ma soprattutto quello con le cose per la casa che vi è piaciuto un sacco. E vi spoilerò che ho già ordinato altre cose stupide per la casa, quindi presto un altro video appena mi arriva il pacco, non so quanto ci vorrà. Però nell'ordine originale c'erano anche tutte queste cose, che sono tutte cose beauty, perché cose beauty di Shein non le avevo mai provate e quindi ho detto, ma sai che c'è? Costano poco? Proviamo, magari funzionano e le riprendo. Allora, le ho ficcate tutte dentro a uno dei sacchetti dei vestiti. Mi vedete così perché essendo cose beauty ho detto, boh, vabbè, le proviamo, se no non ha senso. Allora, cominciamo con questo. Ce ne sono veramente un sacco, quindi vediamo. Allora, She Glam, che è la linea beauty di Shein. Questo è un Reset Makeup Removal Balm, quindi un balsamo che dovrebbe togliere il trucco. Dovrebbe. Ora, qualcosa di trucco c'ho, quindi lo andiamo a togliere e lo testiamo. Ovviamente è una mini size perché costava tipo super poco e quindi ho detto proviamo quella piccola, che ne so. Come funzionerà però? Ok, sembra burro. Solo specchio. Magari mi leggo i capelli però. Perfetto. Ora sembra un ananas blu. Allora, quindi io questo me lo spalmo sulla faccia e quello mi leva il trucco? Ecco, ho deciso di perdere gli occhi così. Ma come funziona? Ma non toglie niente. Aiuto. Ah sì, funziona. Funziona, ora sono un panda. Madonna, come non sono pratica di queste cose beauty che io uso sempre le stesse tre cose. Ah, però lo scioglie forte, eh. Funziona! Sono un panda! Vabbè, momento. Mi sciacquo la faccia in bagno, torno. Ok, un momento, sta cosa è una rivelazione, un'epifania. Cioè, ne ho usato pochissimo quello che avete visto e poi ho trovato questo pannetto, che mo' è zozzo perché l'ho usato, che era nel calendario dell'avvento di Douglas. Si è tolto tutto! È meglio del bifasico! È il futuro! Lo amo! Pazzesco! Quindi, vediamo cos'altro c'è. Forse è il caso di tirare tutto fuori perché non me lo ricordo. Così andiamo con ordine. Questi li vediamo alla fine, perché sono un'idea un po' malsana. Allora, c'è un pennello. Questo in realtà l'ho comprato perché mi serviva a prescindere. Oh, bello questo! È morbidissimo! Serviva un pennello nuovo per la terra perché il mio si è spanciato. È super morbido! Ah, ho preso un campioncino di fondotinta per provarlo, perché ho detto, è inutile che compro tutto il fondotinta. Campioncino costava tipo pochi centesimi. Quindi ho detto compro il campioncino così lo posso provare, poi se mi piace compro tutto il fondotinta. E questo è She Glam Nude Complexion Pro Long Lasting Matte. Poi ciò, che è sta cosa? È bello perché è passato talmente tanto tempo che io non mi ricordo che cosa ho comprato, ovviamente. Tra l'altro sono una persona meno adatta a fare questi video beauty perché io non mi so truccare, cioè... So truccarmi la base, proprio quello che serve per poter non spaventare le persone quando esco di casa. Quindi questo che cos'è? Cosa ho comprato? Bella domanda. Ma cos'è? Ah, per le sopracciglia! Questo è un liquidino? Ah, questo le fissa, credo, non lo so. E questo che c'ha sta punta tutta strana... Dovrebbe disegnarle, perché io ce l'ho le sopracciglia, non le ho mai tolte, però qui in mezzo ci sono qualche buchetto, quindi va bene. Poi Max Impact Extreme, immagino che sia mascara. Bene, anche se vi devo dire che quello rosa di Primark mi trovo benissimo. Anche questo è rosa, forse l'ho preso per quello. Mi piace, scovolinoso. Non mi piacciono quelli con le setole in silicone, li detesto e non si stendono bene, si appiccica tutto, non si asciuga e tutte cose. Poi qui che c'è? Questo è un rosetto.
uso solo ed esclusivamente i rossetti liquidi matte di Wycon da quando lavoravo da Wycon. Sì, raga, io ho fatto un sacco di lavori. Se volete, una volta vi racconto. Bello! Molto bello! Va bene, ma adesso proviamo tutto. Vediamo cosa viene fuori. Sta roba costava tutta tipo 1, 2, 3, 4 euro al massimo. Questo è interessante. Questo è un correttore ed effettivamente mi serviva perché l'ho finito, quello di Essence. Ora sarà anche buono, sarà il colore giusto, perché il problema dei Shein è quello, come scegli i colori? Così, a caso, come ho fatto io. Allora, andiamo. Va bene, sta uscendo, quindi cominciamo con questo. Allora, sì, io più che altro mi trucco con le dita. Quindi, no, ragazzi, se volete vedere quei video dove si fanno tutti quei trucchi fotonici, siete sul canale sbagliato. Se invece andate de corsa come me, siete sul canale giusto. E è un po' bianco, forse? Allora, non so fare contouring, quelle cose strane, quindi io il correttore me lo metto solo qua sotto e sulle palpebre. Sto, cioè, questo è il mio tasso di trucco, è questo. Però mi vedo un po' bianca. Non lo so, forse lo devo prendere un tonino più scuro? Sì. Credo di sembrare. Però è una cifra coprente, ma tantissimo, cavolo. Un po' pastosino, forse. Vabbè, magari col fondotinta si aggiusta la situation. Non lo so, mo proviamo. In telecamera sembro molto più bianca di quello che sono in realtà. Quindi apriamo anche questo. Forse c'era scritto Finland, potevo capire che era troppo chiaro. Però vediamo se. Questo è troppo scuro. Ma scusa, nude. Ah no. No, no, no. Dai, può andare. Ci saranno delle make-up artist che si staranno rivoltando su YouTube. Cioè, io lo metto dappertutto, così come viene, un po' sfumacchiato sul collo. So neanche fare un'inquadratura migliore, raga, perché non sono capace. Allora, ma vi posso dire, pensavo peggio, sa? Chiaramente, se volete dei consigli corretti sull'utilizzo di questi prodotti e sulla qualità, cambiate canale. Cambiate canale perché vedete cosa sto facendo. È un sacco pastoso comunque, cioè, non è male, ma secondo me è un po' troppo peso. Allora, in video sembro più bianchiccia, secondo me. Però sapete che non è male. Cioè, dallo specchio viene meglio. Ora, però, credo di non aver preso niente che sia una terra. Queste cosa sono? Avevo preso pure le salviette! Al cocco! Ah, usiamole per pulirci le mani da sto scempio di fondotinta, così vediamo se funzionano. E anche l'odore. Ma non odorano di cocco. Odorano di silicone, di plastica, di. Sono belle grandi però. Ma cocco no. Cioè, che cocco conoscono questi? Perdonatemi. Funzionano. Però sono. Quelle di Primark hanno tipo una trama. Queste sono quelle che. Lisce, che. No. No. No, no, no. Allora, vediamo che c'è rimasto qua. Questo abbiamo provato, quello abbiamo provato. Qui abbiamo il mascara, il rossetto, il coso per le sopracciglia e il pennello. Sto a fare un casino. C'è rimasta un'altra cosa qua. Cos'è? Ah, una palette. Mia prima palette. Non ho una palette. Cioè, ho una palette tipo di quelle dei bambini di quando ho fatto una promozione. Una promozione di carnevale dove devo truccare i bambini. Mi hanno mandato una palette, ma quelle bruttissime. Ma tanto non la uso perché io gli ombretti non li metto. Però mi sembrava giusto provarne una. E ho preso questa. Sono questi vinaccia rosa oro terra. Però è carina la palette, eh? Fatta bene, piccolina. Ora che ho tutte queste cose potrei andare in vacanza. Sentite, mi sono resa conto però di non aver preso tipo terra, cipria, tutta sta roba qui, quindi vado a prendere le mie. Perché se no, almeno un po' di terra, damo un po' di colore. Vi ho avvicinati.
Allora, questa è la mia terra o ciò che ne rimane, è di Essence, però più che altro proviamo il pennello. Skippo il passaggio della cipria, non ci interessa. Anche perché questa terra è super chiara. Il pennello è super morbido, ma non capisco se mi sto a colorare la faccia o no perché la terra è quasi finita. Che guru che sono. Vediamo. Ah sì, un pochino sì, dai. Poteva andare peggio. Passerei alla cosa fondamentale, ovvero riempire i buchi nelle mie sopracciglia. Però mi serve lo specchio perché non ci vedo. No, questo è un pennellino che non ho capito manco a che serve e quindi non userò. E questo dovrebbe riempire i buchi. Ma colora? Mi pare duro. Cioè, colora, colora, ma... O so io che non so usare, boh. Vabbè, un po' di buco abbiamo riempito. Faccio quell'altra. Non mi pare una cosa esaltante. Cioè, c'ha sta forma strana, tipo triangolare. Io queste cose ne capisco. Posso dire? Preferisco la mia matita a forma di matita che si tempera? Sì, lo posso dire. Non lo so, non mi ha convinto. Quest'altro coso manco ci provo perché è trasparente e gelatinoso. Poi, devo procurarmi dei pennelli per questo. Chiaro, potevi fare prima queste cose? Sì, ma mi sembra una persona organizzata, mi conoscete ormai, no? Ho recuperato dei pennelli. Sì, ma perché io ce l'ho le cose? E che ne uso? Quella è la verità. Allora, sono molto sbrilluccicosi. Allora, sono tre sbrilluccicosi e due non sbrilluccicosi. Non so se me la sento, nel senso che sono veramente impedita. Vi faccio degli swatch? Eh? Che ne pensate? Invece di mettermi tutto in faccia e fare quelle cose che veramente non ci riesco. Allora, ok, questi sono i colori della palette. Dove ci vado con queste cose? Riprendiamo lo strofinaccio qua. Allora, io direi di metterne uno su tutto l'occhio, un po' sbrilluccicoso. Proviamo e prendiamo questo e vediamo che succede. Sono un sacco polverosi, boh. Tra l'altro non posseggo un eyeliner, non posseggo un cavolo di niente. Ok, va bene, è sbrilluccicoso. Tanto non si vede neanche dalla telecamera. Saranno da Halloween che non mi mettevo dell'ombretto. Che senso ha? Si vede, manco si vede. E se io volessi fare una linea con quello scuro, ci proviamo? Lo bagno. Tipo 10 anni fa, quando mi truccavo, facevo così. Bagnavo il pennellino con lo schiacciato e facevo così. Provo. È male. Ah, non è male. Non credo si veda, però non è male. Sapete che questa cosa non la farò mai più perché la mattina vado di fretta, eh? Questo video avrà un solo scopo: far sì che le aziende non mi manderanno mai e poi mai dei trucchi da provare. Mai. Mi sono bruciata qualsiasi tipo di collaborazione con aziende che mandano trucchi. Senti, proviamo le cose che so usare veramente, sulle quali posso veramente dare una mia opinione, ovvero il mascara. Molto meglio. Proviamo questo. Allora. Considerate che io ne metto sempre 2 kg, è l'unica cosa che uso praticamente e mi piace che si vede che c'è il mascara, no, non c'è niente di naturale. Ma non so mettermi le ciglia finte, cioè proprio è un mio limite, ci ho provato un sacco di volte, mi piacerebbero tantissimo, ma proprio non so capace, non ci riesco, ma c'è con l'occhio ogni volta mi cascano, quindi non le uso. Devo dire che sono abbastanza fortunata e ho delle ciglia abbastanza lunghe, quindi però non mi sembra che questo mascara faccia il suo lavoro, ma per niente proprio. Nel senso che mi sembra che costasse 3 euro, una cosa del genere, non li vale. È secco. No, ma non è che è secco, però sì, sembra secco. Funziona, ma è un effetto troppo naturale per quanto mi riguarda. Cioè, non. No. Forse con 100 passate, ma voglio dire, quello di Primark costa 3,90 euro e con una passata mi fa delle ciglia fotoniche. C'ha un lato schiacciato per andare ad incurvare, credo.
Non lo so, però ci metto troppo tempo. No, raga, a me piace. Cioè, sì, si vede che c'ho il mascara, ma non è per me. Troppo delicato. E ora, rossetto! I rossetti mi piacciono. Però quello dei Wygon mi dura tutto il giorno, anche se mangio. Questo, soprattutto quello dei Wygon, non si leva neanche con la mascherina. Proviamo. Colore bellissimo. Il colore è veramente bello. Mi piace un sacco. Ora bisogna vedere se si asciuga bene e poi resta lì. Non lo so. Intanto che aspettiamo che si asciuga e che mi metto un po' di blush che già c'avevo io, perché sennò ombro morta. Com'è io? Di colore? Allora, intanto che aspettiamo, vediamo quest'altro mio acquisto malsano. Non ho mai avuto questo accessorio. Mai. Direte, giustamente, potevi continuare così. Allora, intanto mi spazzolo i capelli perché credo che si faccia così. Non l'ho neanche messe mai, mai avute, mai sentito la necessità. Poi ho visto queste che erano di questo colore viola, che quando le ho comprate erano molto più simili ai miei capelli, ora lo sono molto meno, però vabbè, vediamo se sono capace a applicarle, era più per divertimento che per altro. Sono chiaramente finte, però sono morbide. Ma come si mettono? Forse devo prenderne più di due? Allora, immagino che vadano messe qui, no? Qui, appiccicate qui, forse ce ne volevano tre. Vabbè, mo ce ne avevamo due se famo una bene. Quindi tiriamo su un pezzo dei capelli, così, giusto? E queste, mi serve lo specchio, ragazzi, vedo. E queste le devo attaccare qua praticamente. Ma come si attaccano? Non capisco. Mo faccio così. E poi faccio così. E queste restano qua. Così. Wow. Aspettate. Oh, wow. Però sono due colori diversi perché io quando l'ho comprata i capelli ce l'avevo viola così. Oh. Ma reggono? Sì! No, vabbè. A dove ci vado? La invidio le ragazze che si fanno queste cose tutti i giorni. Cioè io non avrei né tempo e né pazienza di farlo ogni giorno. Mettiamo pure quest'altra a sto punto. Vabbè, però così che te poi metto ogni tanto. È il colore dei capelli che è sbagliato. Ma quanto durano queste? Da Natale a Santo Stefano? Sono un giocattolo, lo so. Vediamo. Au! Cioè, attaccate se si attaccano bene, però, eh. Manco se vedono. Ciao! Ho dei capelli lunghissimi e molto naturali. Però, cioè, col fatto che ne manca una dietro, secondo me. E quindi, boh, forse dietro c'è un buco, non lo so. Però voi lo sapete, io no. Però è figo, pesano tantissimo. Non credo che potrei mai metterle veramente per uscire. Forse a carnevale, da che mi vesto da fata turchina. Carine, sono morbide, sono più morbide dei miei capelli. Ma perché faccio queste cose, raga? Scusate, veramente. Cioè, lo so, non è il mio proprio, non è il mio. Io devo cucinare, devo mangiare, devo vedere quello che mi compro, però queste cose non sono per me. Però mi volevo divertire, passare un pomeriggio diverso. Cioè, sì, però i capelli già si staccano. Vabbè, dai, tutto sommato. Pensavo peggio. Il trucco non è malissimo. Allora, ricapitolando, lasciando perdere extension, correttore molto coprente, top. Sto coso è la vita, cioè sto coso che leva il trucco, è fantastico, è bellissimo, lo amo. Il rossetto mi piace, anzi, facciamo un test. No transfert? Bene,
Bene, si è asciugato, quindi top. Il pennello mi piace molto molto morbido, quindi pennello promosso. Sto coso per le sopracciglia. No, forse so io che non lo so usare, non lo so. La palette carina, ma visto che la so usare poco e non lo so, i colori non è che scrivano tantissimo, sinceramente, sono molto più polverosi che scriventi. Mascara assolutamente bocciato, a meno che non vi piaccia un effetto troppo naturale. A me no. E le salviette bocciate, che erano queste, perché sono lisce e mi danno fastidio alle mani. Ok, quindi da quest'altro video, che forse ci saremmo potuti risparmiare, però vi siete divertiti, ve a vedere io che non mi so truccà e adesso ho dei lunghi capelli viola e blu. Sapete che però, se mi rifaccio la tinta viola viola, più scura addirittura di così, secondo me poi le potrei mettere ogni tanto per fare un po' di distacco scuro chiaro. Non lo so, boh. Scrivetemi nei commenti che ne pensate. Vabbè, comunque questo video è durato un'eternità. Quindi, da questa trasformazione, scusate, veramente, è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!